Amanti del calcio a 5, amici di Futsal Place, buonasera da Enrico Coggiola e benvenuti al Pala Bertinetti di Vercelli. Benvenuti a Pro Vercelli, Terricola, Terruggia. La Pro per continuare il cammino iniziato in questa seconda parte di stagione, il Terruggia per riprendersi da un momento complicato, rilanciando la sua voglia di playoff. Non trovando lo specchio della porta, si prende gli applausi del Pala Bertinetti. Esce Borsani, che non riesce a trattenere il pallone. Esulta Sologor sotto la nostra postazione. 1-0 per il Terruggia, con un lancio a cercare lo spazio alle spalle della difesa della Pro Vercelli. Intelligente Bijuta. 3 gli porta via la sfera russa. Attenzione al possibile 3 contro 2. Garau, sterzata. Russo calcia Villarboito. Si trova al posto giusto nel momento giusto. Ne mette un altro il capitano della Pro Vercelli, che la pareggia 1-1 al Pala Bertinetti. Dodicesimo gol in stagione per capitan Villarboito. Maniera un po' ingenua con le mani, gioca veloce Garau, ecco Villarboito, guarda la porta, calcia Villarboito, che in un istante la ribalta per la Pro Vercelli, sempre col suo capitano. Doppietta di Villarboito alla metà del primo tempo e 2-1 per la Pro Vercelli. Palla dentro, capisce tutto Marin, che riparte, occhio a Marin, le sue finte, Marin! Ed è un grandissimo gol quello del pareggio da parte del numero 8 del Terruggia. 2-2 alla Bertinetti, è la dura legge del calcio. Gol sbagliato, gol subito. Piatto, cambiato per Cafaro. Rientra Cafaro, può calciare, lo fa, Bisciuta la lascia lì, Ilie! 3-2 per la Pro Vercelli. Rientra così il numero 4 della Pro con il gol. Pro Vercelli che si riporta sopra a 7 minuti e 20 dalla fine del primo tempo. Ecco Garau, che gioca in verticale per Scarso, che si gira. Scarso con l'esterno, palo clamoroso, colpito da Nicolas Scarso, che va ancora alla caccia della gioia del primo gol con la maglia della Pro Vercelli. Questo pallone fischia 2 volte, il direttore di gara termina qui la prima frazione di gioco tra Pro Vercelli e Terruggia. 3-2 per la Pro in questi primi 30 minuti di gioco. Noi ovviamente ci sentiamo dopo l'intervallo. Se il Miglietta vuole il fondo, la mette al centro, la palla è buona per Garau, che calcia, seconda occasione per Garau, destro di Garau, palo, e poi il pallone resta lì e Scarso non riesce ad appoggiarlo in porta, e alla fine la rimessa è per il Terruggia. A toccare e a regalare un altro angolo per il Terruggia, palla dentro, il tiro poi di Marin, ancora Marin, e trova il gol del pari. Non è bastata la parata di Luca Borsani, il bacio al palo e la palla dentro, 3-3 col gol del numero 8, che c'entra la sua doppietta in questa gara. La Pro Vercelli aveva detto stava giocando col fuoco. Villarboito sul punto di battuta, alza il pallone e lo tiene fuori dalla porta Marin, sta per fare un gol pazzesco Villarboito, gran giocata di Marin fermato da Garau, che allunga il pallone in fallo laterale. Cosa stava per succedere al Pala Bertinetti? Calcia Coffin, che c'entra Garau. Coffin va lungo da Pino, Pino col colpo di tacco, gol pazzesco di Pino, che trova il 4-3 per il Terruggia. Con un gol clamoroso, il Terruggia passa in vantaggio, entra Giari per fare il portiere di movimento, addormentatissima la Pro Vercelli in questo frangente. Miglietta a Giari, Villarboito prende un po' di spazio, poi calcio il secondo palo per Miglietta! 4-4 a 1 minuto e 30 dalla fine, è servita la mossa del portiere di movimento per la Pro Vercelli, che in un istante la riprende nuovamente con Edoardo Miglietta. 4-4, 1 e 30 più recupero dalla fine.